A seguito del video che ho pubblicato su come alcuni attacchi contro l'autenticazione a multi-factor authentication, l'autenticazione a doppio fattore, può essere bypassata, vorrei fare questo video proprio per darvi una serie di consigli, dirvi quali sono alcune modalità per prevenire anche questo genere di attacco. Ma prima, sigla. Bentornato nel mio canale dedicato alla cyber security, io sono Francesco Guiducci. Se non lo fai già, seguimi, metti un mi piace a questo video, ai video che guarderai nel mio canale, questo per aiutarmi e darmi supporto nel continuare a girare questi video. Oggi siamo qua, come vi ho accennato, per guardare un insieme, approfondire un insieme di tecniche di difesa della propria infrastruttura che non solo vi serviranno ad arginare, comunque limitare il problema dell'autenticazione, del bypass, dell'autenticazione a doppio fattore, ma vi consentiranno anche di prevenire altri generi di attacchi che vedremo. La puntata di oggi, se così vogliamo chiamarla, sarà incentrata soprattutto sulla parte DNS delle infrastrutture, quindi come configurare, diciamo, al meglio DNS, ma quali tecniche utilizzare per evitare che alcuni incidenti, alcuni attacchi possano dirottare traffico DNS o comunque possano sfruttare malconfigurazioni o falle di sicurezza per dirottare e quindi per sfruttare appunto attacchi sui DNS. Ci sarà anche un'altra parte che poi approfondiremo più avanti in un altro video magari, relativa al phishing, perché è un altro modo di attaccare un utente per bypassare l'autenticazione a doppio fattore, non solo, però questa sarà una parte che vi accennerò, vi farò vedere alcune cose interessanti, ma che approfondiremo in un video successivo. Ora, un doveroso accenno ai DNS nelle infrastrutture informatiche. I DNS dovrebbero teoricamente, questa è una regola generale, che poi insomma va vista caso per caso, però io vi dico la regola generale, i DNS nella vostra infrastruttura o comunque le query DNS dovrebbero essere sempre, quasi sempre, configurate per essere fatte a DNS interni. Di solito sono i domain controller in replica tra loro che forniscono il servizio, ad esempio, di DHCP e DNS. In questo caso parliamo della risoluzione dei nomi all'interno dell'infrastruttura. Questo perché? Perché teoricamente la best practice potrebbe essere quella di configurare tutta l'infrastruttura in modo che le richieste DNS vengano fatte a server, comunque servizi DNS interni gestiti da voi, e poi questi servizi controllati da voi si occuperanno della risoluzione dei nomi interna, quindi della vostra infrastruttura, oppure della risoluzione esterna, quindi diciamo l'associazione di IP con nomi esterna alla vostra infrastruttura. In questo caso si andrà verso server DNS pubblici. Questo è il caso in cui la configurazione dovrebbe essere ottimale, ma quali possono essere i problemi legati a una gestione dei DNS in questo modo? Beh, vediamolo subito insieme con il primo punto. La protezione del DNS, quindi delle query DNS pubbliche, con dei servizi che sono fatti appositamente per questo. Ve ne dico uno su tanti, la butto lì, ce ne sono tantissimi, io ne conosco diversi, uno che vi posso citare, che molti di voi conosceranno, è Syscumbrella, che vi dà la possibilità di configurare come DNS esterno, un DNS o più DNS, di appunto Cisco, in modo che tutte le query DNS fatte all'esterno passino per i loro server, vengano filtrate in base alla reputazione del DNS, in base se questo dominio è stato segnalato come malevolo o no, e poi ci penserà Cisco Umbrella a restituirvi OK o KO, quindi l'IP da contattare, oppure un KO, no, questo è filtrato, quindi niente da fare, non andrai su questo dominio. Ecco, questa è una prima parte, è un primo punto che potreste adottare.
Secondo punto, l'endpoint protection DNS, ovvero ci sono molti servizi, molti antivirus lo fanno, per citarne uno che io utilizzo da diversi clienti, WithSecure, quindi l'endpoint protection, che fa sì da antivirus, quello è il suo compito principale, ma soprattutto fornisce dei servizi aggiuntivi che voi potete configurare, come il DNS protection, ovvero quando l'utente va a fare una query DNS, quindi va su un sito e richiede appunto la risoluzione dei nomi, l'endpoint protection, quindi il software installato sulla macchina, reagisce immediatamente, ovvero vede questo tipo di query e decide lui stesso, con delle policy legate appunto al prodotto, se bloccare la query DNS o no. In questo modo l'utente avrà direttamente un blocco locale, quindi la query non andrà oltre, verrà bloccata direttamente dall'endpoint. Questo è un servizio di filtraggio che potrebbe piacere o non piacere, in quanto io sono un grande fan del ogni prodotto e ogni servizio deve fare quello per cui è nato. Io ritengo che antivirus, ce ne sono tantissimi buoni, endpoint protection, debbano fare il lavoro di endpoint protection e quindi di antivirus, quindi contro malware, contro l'apertura di file che sono infetti e così via. L'aggiunta di questi servizi sì, può essere un aiuto, però ricordiamoci che non è uno strumento che nasce prettamente per quello. Per quello io ritengo che ci siano altri strumenti, come ad esempio il firewall, come ad esempio la DNS protection di Cisco Umbrella o altri servizi. Però questo può essere un valido aiuto. Ovviamente dovrete tenerlo manutenuto e monitorato, perché qua il problema potrebbe essere che in una grande infrastruttura con 300, 400, 500 postazioni si presentino spesso queste situazioni punto per punto, e quindi voi dovrete andare a gestirle in maniera sì centralizzata, ma andando a sbloccare la varia navigazione sui vari PC qualora si dovesse presentare il problema. Terzo punto riguarda la reputation, quindi il, diciamo, sempre da endpoint protection o da firewall, avete dei servizi che vi garantiscono un controllo, e questo vale anche per il phishing, soprattutto per il phishing e soprattutto per il multi-factor authentication, se ci vogliamo collegare a questo, il click sui link, quindi pensateci come potreste andare a intervenire quando l'utente clicca su un link e questo viene, l'utente viene mandato a un sito come quello che vi ho fatto vedere del portale di bypass del multi-factor authentication, senza accorgersene, perché l'utente in quel caso non se ne accorge. Ecco, quale può essere la tecnica? Beh, è molto difficile in questo caso andare a interrompere del traffico, ma ci sono dei servizi come l'IP Reputation e il Domain Reputation, che è presente sia su endpoint sia su firewall. Dal mio punto di vista questo deve essere delegato al firewall, per i motivi che ti ho già spiegato. Va a individuare quali sono i siti che stai andando a visitare, i domini che stai andando a visitare, va in cloud, quindi il endpoint protection, il firewall controlla nella lista di reputazione di questi domini se hanno una bassa reputazione, una scarsa reputazione, nessuna reputazione o un'alta reputazione. In base a questo decide se quel sito, quel dominio può essere fruibile dall'utente oppure bloccarlo. Questo è un ottimo strumento che tuttavia va manutenuto, nel senso, non pensate che attivando questi servizi su firewall, secondo me deve essere su firewall o su endpoint, poi voi non abbiate più problemi, no, perché ci saranno molti falsi positivi. Ok, quindi anche questo, come tutti gli altri, è un servizio di protezione che andrà sicuramente manutenuto e gestito, ma vi garantisce una buona protezione nel caso in cui l'utente vada a visitare un dominio che ha una scarsa reputazione. In questo caso verrebbe bloccato e voi ricevereste una notifica. Soluzione che per me è molto molto importante, l'ho lasciata per ultima perché in questo caso vi farò vedere un piccolo schema.
la prevenzione, la configurazione corretta della protezione contro il dirottamento della sessione DNS e la configurazione appunto dei servizi DNS all'interno dell'infrastruttura. Non vi sto dicendo che vi farò vedere come da server manager si attiva il servizio di DNS sui domain controller, si configura, no, quello è un'altra cosa. Io vi sto parlando della parte di sicurezza, ovvero innanzitutto la prima cosa che dovreste fare è bloccare le query DNS che arrivano dalle postazioni client o da server che vanno direttamente all'esterno. Questo perché? Perché, come abbiamo detto, le query DNS interne, quindi dei vostri client e di tutta la vostra infrastruttura, dovrebbero essere fatte solo ed esclusivamente verso i server DNS interni, ok? Due, tre server DNS interni che avete. Poi saranno loro che verranno delegati di mandare fuori le query DNS, riceverle indietro e passarle indietro ai client. Vediamo insieme uno schema. Guardiamo insieme questo schema che ho preparato apposta per questo video, dove vedete sulla sinistra, questa è la rappresentazione di molto banale, molto semplificata di un'infrastruttura, però vedete qua sulla sinistra, ok, le postazioni, adesso faccio un cerchio che poi andrò a tirar via, le postazioni, diciamo queste sono 5, ma espandetelo per 100, 200 postazioni nella vostra infrastruttura, ok? Mentre questi sono i due, quelli che sto segnando, sono i due le due macchine che erogano il servizio interno DNS e che in una situazione normale, quindi in una situazione diciamo normale di traffico DNS, dovrebbe essere questa. Punto 1, il client effettua una query DNS verso un server DNS interno, ok? Punto 2, che stiamo vedendo qua, questo, il server DNS, quindi interno, provvede ad effettuare le richieste DNS relative a delle risorse pubbliche, perché se sono risorse interne il DNS risolve internamente e restituisce al client, verso i server appunto DNS pubblici, 1111 Cloudflare e 8888 Google, in questo caso server DNS che sono rappresentati qua in internet. Cosa succede? Succede che i server pubblici rispondono a queste query, danno indietro le risposte, il server interno riceve la risposta e la gira al richiedente, che è il client, quindi questa catena si risolve così. Ora, ci possono essere due tipi di attacchi. Il primo è un terzo, un attaccante che riesce a compromettere l'infrastruttura e qua, come vedete, scusate la scritta un po' fatta male, qua va a interrompere la catena del proprio il primo punto per cui questo viene interrotto. Il computer fa le richieste al DNS errato e il DNS errato restituisce direttamente al client la risposta. Quindi qual è l'indirizzo, facciamo esempio, di office.com, e lui restituirà un IP che punta a un non a office.com, ma magari a un sito presente su un dominio malevolo. Ok, questo è il primo. Quindi questo genere di attacco è difficile da intercettare all'interno dell'infrastruttura. Perché? Perché questo non arriva al firewall. Quindi solitamente qua, che ci dovrebbe essere il firewall, non c'è un qualcosa che viene intercettato. Dipende poi come è composto l'infrastruttura, però in generale questi sono attacchi complessi da andare a intercettare, anche perché molto spesso questo genere di attacchi sono attacchi temporanei, ovvero non sono DNS attivati, messi lì in rete e lasciati lì per mesi o per giorni. Sono probabilmente molto spesso attacchi che vengono fatti per andare a dirottare in quel momento il traffico di un utente verso alcuni siti e per poi chiudere il servizio una volta che si è, ad esempio, intercettate le credenziali dell'utente. Questo è uno degli attacchi DNS che possono essere essere fatti nei confronti della vostra infrastruttura e degli utenti. Un altro invece è quello di andare a dirottare, quindi senza un DNS in mezzo, ma andare a bypassare il punto 1, ok, e di fatto anche tutti gli altri punti, facciamo così, di dirottare il traffico direttamente
okay, verso il DNS, verso l'esterno, però ovviamente non viene dirottato così il traffico verso l'esterno. Ma come viene dirottato? Il traffico all'esterno di un PC viene dirottato così, quindi con un server malevolo C2C oppure con un server che non è necessariamente un C2C, un server DNS malevolo che può essere qua, e questo risponderà a delle query, un server in cloud risponderà a delle query che sono diciamo malevole, quindi ti restituirà come prima un dominio fasullo rispetto a quello che voi avete chiesto, quindi un IP relativo a un dominio fasullo rispetto a quello che voi avete chiesto. Questo è un qualcosa che è, fra virgolette, facilmente diciamo bloccabile, individuabile. Perché? Perché se voi a questo livello, quindi a livello di firewall, quindi di uscita in internet, quindi diciamo qua firewall, voi andate a dire che solo i DNS interni, quindi per intenderci solo questo strato, possono fare query DNS verso l'esterno, ok? E tra le altre cose, possono fare query DNS verso l'esterno solo nei confronti di, diciamo, Cloudflare e Google. In questo caso saranno, il firewall bloccherà qualsiasi altra query DNS che vedrà andare il che vedrà transitare e che non siano fatte appunto dai vostri DNS interni. Per quanto riguarda quindi la prevenzione degli attacchi con DNS interno, ci sono diverse tecniche. Ovviamente il monitoraggio della rete, quindi se compaiono nuove macchine, nuovi servizi DNS, ma soprattutto gli endpoint protection, perché, e i servizi attivi, come vi dicevo, sui firewall. Perché? Perché nel caso in cui ci sia un DNS qua in mezzo, ok, e la vostra postazione faccio una query DNS e questa postazione DNS vada, questo servizio DNS vada a restituire un messaggio, una query, un risultato della query DNS con un sito malevolo con bassa reputazione, ecco che l'endpoint protection che è su questa macchina, o l'endpoint protection che non è un endpoint protection ma il relativo servizio, diciamo, che dovrebbe fare lo stesso lavoro sul firewall, si accorgerebbero di questa query malevola e andrebbero a bloccare appunto questa diciamo, non è a questo livello, ma andrebbero a bloccare poi il reindirizzamento della macchina client che andrebbe a cercare appunto questo sito malevolo in internet. E quindi quindi gli endpoint protection e soprattutto in realtà i servizi di valutazione della reputazione di un dominio, di un sito sui firewall, potrebbero diciamo prevenire questo genere di attacchi. Concludo rispondendo a una domanda che mi è stata fatta da LinkedIn, una delle tante domande che mi è stata posta, questa diciamo come commento a un altro post, dove mi si chiedeva se DNS over HTTPS, quindi le richieste DNS criptate, potrebbero risolvere il problema che io ho mostrato come bypass dell'autenticazione a doppio fattore. No. Questa è la mia risposta, se dobbiamo sintetizzarla nel video, anche perché è un video che non voglio farlo andare troppo lungo. Vi spiego com'è la situazione di DOT e DO, DOH e DNS, query DNS normale. Allora, il traffico criptato DNS esiste già da tempo, ok? Parliamo di DOT, che è praticamente il traffico criptato su TLS, quindi un traffico diverso da DOH, che viene traffico DNS che viene criptato e passato attraverso il protocollo HTTPS, quindi due cose diverse, hanno due scopi diversi, ma non risolvono il problema di diciamo contrastare un attacco relativo al multi-factor authentication. Andiamo con ordine e vi faccio vedere le differenze tra DOT e DOH. Bene, le differenze tra DNS over TLS e DNS over HTTPS. Guardiamo il traffico DOT, quindi il DNS over TLS, possiamo vedere che la peculiarità è appunto che tutto il traffico criptato
passa sulla porta 853, quindi una porta dedicata a quello che un amministratore di rete può facilmente andare a bloccare o comunque andare a provare ad analizzare o comunque mettere delle regole specifiche senza dare grossi problemi al resto del traffico. Perché? Perché a questo punto, se lo confrontiamo con la DNS over HTTPS, quindi il traffico DNS che passa attraverso il protocollo HTTPS sulla porta 443, ecco che la differenza è sostanziale, perché in questo caso tutto il traffico DNS criptato passa attraverso, insieme all'altro, tutto l'altro traffico criptato sulla 443, e quindi non si può fare una distinzione. Un amministratore di rete fa molta fatica a capire qual è il traffico di rete DNS criptato piuttosto che altro. Ora, in un'infrastruttura tecnicamente si potrebbe pensare di andare a criptare solo il traffico in uscita dalla vostra, diciamo, infrastruttura, quindi dai vostri due DNS verso l'esterno. Questo perché? Perché nello specifico il traffico criptato da client, quindi dai client della vostra infrastruttura verso i DNS, non solo è difficile da gestire a livello di infrastruttura, ma non risolve il problema dell'instradamento verso DNS malevoli o altri problemi. Perché? Perché semplicemente un attacco man in the middle non vede cosa sta transitando, quindi non vede che l'utente A sta facendo una query DNS verso un sito, ok? Ora, il fatto di proteggere queste informazioni non esclude assolutamente il fatto che qualcuno si possa mettere in mezzo e possa dirottare questo traffico, ok? Ma soprattutto non impedisce di andare su siti malevoli, nel senso che il traffico, la risoluzione dei nomi verrà fatta in maniera criptata, ma poi verrà comunque indirizzato il traffico verso appunto questi siti malevoli. Inoltre, La grossa differenza, come vi ho già detto, è il fatto che se il traffico DNS sulla porta 853, quindi la over TLS, potete, non dico facilmente, ma comunque gestirlo, perché quello è il traffico e quello DNS e quello andate a gestire con regole, quello sulla 443 non lo gestite facilmente senza dare un disservizio all'altro servizio, appunto. Scusate il gioco di parole. Altra cosa molto importante: quando vengono utilizzati questi protocolli, o comunque qual è la differenza a livello più generico? Solitamente il traffico DNS over HTTPS è consigliato nel caso in cui si vogliano aggirare delle censure. Perché? Perché diciamo un utente X, non in un'infrastruttura, vuole fare del traffico aggirando delle censure locali, quindi paesi dove c'è dittatura, eccetera. Ecco che chi va a gestire il traffico a livello più alto, quindi gli amministratori di rete di quel paese, vedono passare del traffico 443, quindi del traffico criptato, che potrebbe essere tranquillamente altro traffico. Quindi questo è un sistema più semplice per aggirare parte dei controlli e delle restrizioni che potrebbero esserci in un paese, mentre il traffico sulla 853 può essere tagliato direttamente, quindi dicendo quella postazione lì non fa più traffico sulla 853, che sono le query DNS, fine. Ora, ve l'ho detta a livello generale, passatemi il modo molto semplicistico con cui l'ho spiegata, ma di fatto è quella. In un'infrastruttura andare a criptare il traffico DNS può servire per evitare attacchi man in the middle, quindi l'utente malevolo che si mette in mezzo e vede che cosa transita del traffico DNS, quindi della risoluzione dei nomi. Un'utilità che sì, forse a volte può essere più l'impegno di gestire le configurazioni che altro. Abbiamo visto insieme e risposto a una domanda, ma visto insieme una serie di tecniche per configurare correttamente traffico DNS, quindi contrastare alcuni tipi di attacchi che vengono fatti contro appunto i DNS, quindi come il dirottamento del traffico.
o ad esempio l'utilizzo di DNS interni, diciamo fasulli, ok? Quindi diciamo DNS trappola, e come quindi proteggersi e fare queste configurazioni in maniera corretta. Se vi è piaciuto il mio video, mettete un like, seguitemi sui miei canali. Grazie per essere stati con me, alla prossima, ciao!